posto dove stiamo andando oggi si trova nelle campagne di Cottaglie. Non è una masseria, è un posto abbastanza suggestivo, direi anche tetro, perché comunque è la storia di sfondo che è piuttosto interessante. E questa si chiama la famosa casa dell'impiccato a Grottagli, che a Grottagli conoscono un po' tutti. Tu Fabio conosci già la storia, no? Sì. E cioè pare che in questa casa a fine degli anni 70 sia avvenuto comunque un fatto di sangue abbastanza grave, in quanto un signore, il marito, uccise la moglie perché era convinto che lei lo tradisse. Tra le altre cose, questa coppia aveva, è stato salvato, almeno per quello che penso io. E niente, la leggenda vuole che nella notte del fatto, cioè nella notte tra il 4 e il 5 maggio, pare che si sentano rumori, voci e sia possibile addirittura vedere il cadavere di quest'uomo che si è impiccato. Oggi non è il 5 maggio, però noi stiamo andando a fare un'indagine preliminare per poi vedere magari di ritornare eventualmente dal 4 e 5. Ci stiamo praticamente avvicinando alla meta, è un posto internato, è praticamente proprio in un bosco dove non filtra neanche la luce solare, perché sappiamo che ci abbiamo visite. Insomma, non essendo addentrato, non filtra neanche la luce solare perché il bosco è abbastanza fitto. Ma perché se non posso trovare? Partiamo qua, dai. Proprio qui. Sì, infatti un po' più avanti dobbiamo fare un po' di strada a piedi. Eccola là. No. Questa. Cos'è? C'è un orcio. Un? L'orcia. Aspetta. Sì, ecco lo scantinato, ragazzi, eh? Si vede chiaramente. Dobbiamo trovare la maniera di scendere lì. È grande qui, tutto il bosco bisogna vedere qui. Allora, il fatto che la casa sia stata bruciata è vero, perché vedete? Questi sono i segni dell'incendio. Se ci siano santini o meno, bisogna vedere un po'. Ecco, questo forse è il passeggino, no. Attenzione a mettere i piedi, ragazzi. È una sedia. È una sedia. Dice c'era un sediolino, il seggiolino del bambino. Non so se di qua si può accedere, bisogna vedere da dove. Stella 5 punti.
sì, la casa è parzialmente bruciata. Comunque credo che queste sono le... No? I segni dell'incendio. Che sono i segni dell'incendio, credo proprio di sì. Certo, è proprio distrutta, eh. Sì, come architettura credo indicativamente il periodo di costruzione anni 50-60. No, quindi è questa la casa perché vedete quanta fuligine c'è a terra, quanta terra bruciata, quindi questa è stata bruciata. Allora, sotto c'è un seminterrato, l'ho visto, c'è l'ingresso è esternamente, bisogna vedere se si riesce a scendere. Io direi di farci un giro anche sì, nel giardino, provare a scendere il seminterrato e poi vedere un po'. Più alto che mettere la telecamera. Ma hai visto la particolarità che sta nella stanza di qua? Amo. Qua sopra. Così c'è la telecamera, così che posso c'è. Sì, va bene. Però non ci possiamo allontanare, ma però. Se la telecamera possiamo lasciare in questo dito. Però gli avvenimenti che stanno disegnati sopra in alto, anche questo qua. I rosoni, capire. No, quel fenomeno dove l'hai visto? Sto fotografando pure Fabio. Questo, cioè, dicevo prima, è un fenomeno analogo a quello che si è verificato a Castello Malaspina, che è un castello infestatissimo che sta in Toscana, dove praticamente lo spirito della bambina, una uccisa la bambina là, nel lasciare il castello, sollevandosi, pare che sia rimasto impresso addirittura nel soffitto. Ma questo pure su internet sta, eh. Qui. Questo fenomeno del Castello Malaspina, sì. Perché è molto interessante. Sì, sembra quasi una, però. Sì, sembra proprio. Sì, c'è addirittura la sagoma dell'orecchio, guarda. È impressionante. Problema. Qua è tutto bruciato, eh. Il perché abbiano tentato di bruciare questa casa? Non lo so. Il problema è che giù non si può scendere perché ci sono le vespe, maledizione, perché sennò. Che cosa hai sentito, Alessà? Puzza di fumo. Puzza di fumo? La sento ancora. Io non la sento più. Adesso sì, di nuovo. Probabilmente non è da fuori, no? Sì, da fuori. Da fuori, okay. Voglio vedere da dove, tanto qua. Allora, finiamo di montare la telecamera. Allora, devo soltanto inserire la scheda di memoria e lasciarla registrare. Sì, ma si sente molto vicino per essere... No, si sente troppo vicino, raga. Qua, è tutta la casa. Il K2 diciamo che, allora, rilevando il campo elettromagnetico, comunque rileva laddove insomma trova delle anomalie, quindi che può essere internamente, esternamente. Comunque iniziamo a fare un po' delle indagini, diciamo, su tutta la struttura, vediamo quello che troviamo, dai. Poi iniziamo a fare le sessioni di EVP nel caso, ma vediamo prima se troviamo qualche cosa. No, questo c'è, cioè l'altro, no? Sì. Se notate qualcosa? Sì.
proviamo a farle anche dentro innanzitutto. Allora, la temperatura dell'ambientale è circa 16 gradi. È costante. Temperatura è costante. Al momento non ci sono cali di temperatura di volume. Qua è aumentata all'improvviso, 17 gradi. 17,1 qua. Proviamo la stanza dove abbiamo messo il simbolo. Vedi, 16,8. Qua è 17. 17 con un grado in più. Vieni nell'angolo. In basso. Angolo. 16,8, no. Potrebbero essere anche delle zone dove si passava. 16, magari no. Mentre lì scappava. No, ma adesso è sceso dall'improvviso di un grado. Fino a poco tempo fa era 17, ora è 16. 16,9, cioè era... Andiamo nella stanza dove abbiamo visto quella cosa sul tetto. Allora, aspetti di nuovo, a questo punto qua è 17. Fabio, dove sei? Vabbè, 17 e... 17. 17,1 a terra. 17,2. Qua 17 gradi, 17,3. Vabbè, c'è una differenza di un grado di qua e là, eh. Allora. Questo distretto. Allora, ragazzi, siamo. Proviamo a fare una sessione di EVP. Vogliamo sapere innanzitutto se con noi c'è qualcuno qui che vuole comunicare. Se c'è qualcuno che vuole comunicare, può passare davanti allo strumento e accendere le luci fino alla scala rossa. Oppure fare semplicemente un rumore. Siete voi che mi spostiamo mai, no? Che vuole interagire con noi? Non vogliamo farvi del male. Siamo venuti in pace, vogliamo solamente conoscere la vostra storia. Se qualcuno c'è e vuole accendere lo strumento che è posizionato sul masso,
portandolo fino alla scala del rosso. Ho fatto un muro. Sappiamo che quei tre persone hanno perso la vita. In maniera violenta. Se sei qui, puoi farci un rumore? Siamo venuti qui solo per comunicare, con il massimo rispetto. Vogliamo solo comunicare. Siamo venuti senza cattive intenzioni. Conosciamo la nostra storia. Perché hai ucciso la donna e poi ti sei impiccato? Se vuoi comunicare, puoi passare davanti allo strumento. Parlare, i nostri supporti possono registrare. Se vuoi comunicare, puoi attingere energia dallo strumento verso il pavimento e puoi toccare le luci dello strumento che io sto indicando adesso. Sei qui da me. Sei qui da me. Quanti anni avevi quando sei morta? 13 anni. Bambino? Avevi 2 anni quando sei morto? C'è un uomo e una donna. Per un bambino. Sì, 17:30 di 17 conto. 17:06 in quell'angolo. Ma non è che l'angolo.
e 5. Se vuoi comunicare, puoi toccare semplicemente il luce dello strumento. Questo strumento che io sto indicando serve soltanto per comunicare. Voglio sapere se ci sei, se sei con noi, e darci un segno della tua presenza. No, togliere le luci, ma che c'è più le luci? Thank you.
qualcuno può accendere le luci dello strumento o farci un rumore per segnalare la sua presenza. Faccio un rumore. Faccio un rumore. Cioè, quantomeno urla non abbiamo sentito. Thank you.